Devo fare una specie di scaletta, improvvisandola. Innanzitutto ringraziare il presidente Emiliano, il sindaco, assessori, vari, tutti quelli che hanno provveduto a fare questo passo importantissimo nella Regione Puglia, è esempio da seguire per tutte le altre regioni italiane. Io è la prima volta che vengo a Conversano. Sono cresciuto, come ha detto il Presidente, mia madre era napoletana, desiderava i figli nati a Napoli, anche perché sua madre, a quei tempi, non c'erano, si partoriva in casa, quindi la mamma era molto importante e quindi andava a Napoli, ma dopo 14 giorni io sono stato portato a Molfetta, dove sono rimasto fino all'età di 17 anni. Ho frequentato fino al primo liceo classico, al liceo importantissimo di Molfetta, quel liceo aveva studiato Gaetano Salvemini. Infatti una delle lingue straniere che io parlo perfettamente è il molfettese. Infatti ogni volta che girando mi capita di vedere, dice: dove sei? Ecco, il presidente Emiliano ha detto giusto, sono del sud Italia. No, dove? Sono di Bari. No, dove? Insomma, per tirar fuori Molfetta è come una specie di un parto di un asino. No, io ho detto: tu devi essere fiero di dire che sei pugliese e che sei di Molfetta. E per capire se è veramente di Molfetta, dico sempre: capisci adesso? Io dico: Sartaccia una sfrasciata, pic pisci fritto fraiche. È italiano puro, perché Sartacena è la padella, sfrasciata. Ci sono tante persone che sono anche sfrasciate, no? Pic, fish, pochi pesci, fritti, fraisch, che non è il Freischütz di Weber, l'opera romantica tedesca, è Freisch Fridge, capito? Quindi, oppure, mi sono fatta le veste a wiggy a wiggy che facevano d'occhio berighi berighi. Voi sapete, ho fatto una certa carriera, ma siccome un albero non è che si sviluppa, voi ragazzi, che se io penso che un'orchestra mi basta un'occhiata per fare silenzio, no. Allora, le basi, le radici sono importanti. Non è che dice uno nasce a New York e ha delle radici importantissime. E se nasce a Trepuzzi non ha delle radici, no, le radici sono quelle che permettono poi all'albero, inavvertitamente per chi non dovesse seguirlo, improvvisamente diventa una fronda straordinaria. E io le radici sono, è chiaro che c'è una parte di sangue napoletano, ma le radici le ho avute a Molfetta e io sono molto fiero di questo fatto. E lì a Molfetta ho per la prima volta sentito le bande, innamorato della musica attraverso le bande, ma non solamente attraverso le famose marce funebri molfettesi. Qui ci sono anche le molfettesi, non è solo la famosa marcia funebre. Dov'è il sindaco? Sì, ecco, sì, l'abbiamo sentito. Sì. Quindi non è solo attraverso le varie marce funebri, di cui la più famosa è un Consasinci, no? Ma vi devo dire un segreto che non ho mai detto a nessuno. Quando ero direttore a Filadelfia, quindi anni 80, prima di andare a dirigere la sinfonia di Brahms, di Beethoven o di Bruckner, mentre mi preparavo a mettere il frac, eccetera, eccetera, io ascoltavo le marce funebri molfettesi, che mi davano il senso della radice, mi davano il senso dell'appartenenza a un mondo così diverso da quello
americano, così sgargiante per altri motivi, così tecnologico, però che non aveva quella fondamenta di umanità e di bellezza e di storia che la Puglia possiede. Quindi quando sono arrivato a Conversano e ho visto questa meraviglia, e complimenti al sindaco, perché ho visto un paese mantenuto in una maniera strepitosa e di una bellezza incredibile. E io sono rimasto veramente sconvolto e anche dispiaciuto che, stando a Molfetta per tanti anni, non avevo mai messo piede in questa meraviglia. Ho detto a mia moglie: assolutamente la devo portare qui, perché lei, che viene da Ravenna, il Ravennate, sicuramente, e ama la Puglia profondamente, perché ama la storia e la pietra bianca della Puglia. Adesso una piccola cosa mi è venuta in mente. Adesso in gennaio vengo in Italia, io faccio una tournée europea con l'Orchestra di Chicago, che, come voi sapete, è una delle orchestre più straordinarie al mondo. E mesi fa avevo diretto a Chicago la undicesima sinfonia di Philip Glass. Molti di voi sanno questo nome, famoso compositore contemporaneo. E quando è venuto nel mio ufficio, che è pieno di elementi della mia vita, no? E quindi c'è una bellissima fotografia del Castel del Monte. E gli ho spiegato che cos'è questo castello, e lui ha scritto un pezzo che io eseguirò nella prossima tournée anche in Italia, un breve pezzo che si chiama The Triumph of the Octagon, il trionfo dell'ottagono, cioè dedicato al numero 8 di Castel del Monte, che naturalmente è stato uno degli elementi architettonici e storici importanti per la mia formazione. La banda. Quando io dirigo l'Eroica di Beethoven, lo dicevo ieri, dove voi sapete che il secondo tempo dell'Eroica è la famosa marcia funebre, dove che comincia... Presidente, non mi porti fuori strada. Allora, questo elemento, che in orchestra è fatto da strumenti dell'orchestra, ovviamente, ma nella banda è fatto da questi strumenti gravi, dalla gran cassa, dallo strumento preso. Ogni volta che io la dirigo e la preparo in un'orchestra, ho nelle orecchie il suono della banda di Molfetta. Che io, la prima volta che ho sentito la marcia funebre dell'Eroe, la prima volta che ho sentito lo Stabat Mater di Rossini e tante altre cose. Una cosa vorrei dire: non solo ho visto la bellezza di questa città, ma devo ringraziare anche la mia amica Silvia Lelli, che voi sapete è una delle... grandi fotografe italiane, e alcune delle sue bellissime fotografie avete avuto la cortesia di metterle così nelle strade, dove ho visto anche parte della mia storia, compreso quella foto al Senato, dove ho fatto la forza al Senato. E adesso dirò una cosa al Presidente che gli farà piacere, perché in quell'occasione, alla fine, mi pare che Fini fosse il Presidente del Senato allora, e comunque Napolitano era il Presidente della Repubblica, io alla fine ho fatto il solito discorso che rompe le scatole ormai a molti sulla cultura, perché dice: ah, un'altra volta, capito? Ah, di nuovo parla. No, io non mi stancherò mai di dire alcune cose, come per esempio il fatto che Sant'Agostino dice a un certo punto: cantare amantis est, cantare, fare musica, quindi orchestra, band, trio, quartetto, quello che sia, fare musica è proprio tipico di colui che ama, nel senso di amore con la A maiuscola, che ama la vita, che ama l'umanità. Cantare amantis est, oppure del personaggio dell'impero bizantino, Ravennate, che a un certo punto ha un popolo riottoso, dice a un certo punto: se non la smettete e non vi mettete in pace, Dio vi punirà. E come vi punirà? Col il castigo più forte. Tu
toglierà a voi la musica. Capito? Quindi, adesso ho perduto pure il filo perché non può consolare molto solo data l'età, così è 12. Sì, bravo. Allora, il favore della cultura. E mi è venuto in mente, c'era anche la Nancy Pelosi americana lì in quell'occasione. Io ho detto a un certo punto, guardate, parlando della cultura, dicendo, questo lo dice un maestro. Un maestro. E la parola maestro, questo mi rivolgo anche ai miei colleghi maestri della banda, viene dal latino magis, che significa di più. Mentre vedo qui dei ministri che devono ricordare che la parola viene dal latino minus, che significa di meno. Persona nella storia che io conosco che è stato maestro e ministro è quello lì. Certo, lui era maestro e anche ministro, cioè a disposizione, il ministro è colui che è a disposizione del popolo, no? Questo. Ora, io una cosa, sono felice di questa legge, felicissimo, credo che il giorno 8, quando farò, dirigerò un concerto con la mia giovane orchestra Cherubini, che ha suonato anche, è vero, Massimo Biscardi, sovrintendente del Petruzzelli, che saluto. Credo che verrà il ministro San Giuliano, ma perché quel concerto sarà eseguito per ricordare le nostre responsabilità verso la Casa Verdi che stava andando. No, no, non so, la villa di Sant'Agata. Ormai non si sapeva dove dovesse andare a finire. E credo che il ministero adesso stia facendo delle cose. Perché era uno scandalo già, io ero in America e tutti mi chiedevano ma come è possibile che nessuno si interessa alla Casa Verde? Capisco, quelle cose gravi dove noi ci dovremmo vergognare. E io penso che una delle cose che mi rende felicissimo a Chicago è che quando esco dalla sala di concerto d'inverno, certe volte sono 30 gradi sotto zero, quando esco però quasi di fronte c'è il museo di arte, che è uno dei grandi musei americani. Però nelle pietre sono infissi i nomi dei più grandi artisti italiani. E allora vi siete capiti? Io sono io perché vengo da quella terra, capito? Quindi una cosa stavo dicendo, io non le chiamerei più bande da giro, le chiamerei bande musicali. Perché che significa da giro? Mi sembra una diminuzione, una bande, ormai c'è, va piano piano, sono bande musicali, dove nel chiostro illuminato suonano, possono anche girare e girano per il paese, ma da giro sembra, è vero? Bande della tradizione pugliese, perfetto, però siccome prima sentivo bande da giro, da prendere in giro, sembra una cosa strana, sembra una cosa, no, mi ha dato, non mi è piaciuto. Sì. E quindi l'invito di ritornare che sia una, è vero, una tantum non basta, non c'era una legge, una tantum. C'era una cosa, sì, pagare, sì, una volta sola, no, ci deve essere assolutamente, questa è una cosa molto importante. E l'altro invito, io non so poi dopo, se vengo, però siccome io sono molfettese e quindi, capito, molfettese, come il barese, no? Se Parigi un Vesselumera sarebbe la piccola Bere, cioè non siamo modestissimi, diciamo la verità, è vero, non siamo modestissimi. Le
voglio tutte le balle insieme. Anni fa io diressi più volte la banda di Delia Nova, la banda di Delia Nova, tutti questi giovani che attraverso la musica cercano di combattere la criminalità e siedono vicino, mi spiegarono, ragazzi che appartengono anche a famiglie contrastanti, che attraverso la musica invece trovano un accordo. E mi ricordo che alla fine c'era una vicino a una caserma di carabinieri, in un grande spiazzale, 1000 bambini con gli strumenti a fiato, 1000 bambini che avevano la divisa verde, c'era una fascia verde, una fascia bianca e una fascia rossa, la bandiera italiana. Era un'emozione, mi ricordo sempre in prima fila c'era una bambina che aveva un sassofono tenore, che è uno strumento abbastanza grande, e questa bambinetta che sarà stata alto 1,10 m, che aveva questo sassofono e suonava. C'era un personaggio politico allora, non mi ricordo il nome, però io mandai un messaggio di dire sarebbe bene la presenza qui, perché è una terra difficile, e dove i ragazzi rischiano a fare quello che fanno, perché due bambini che sono vicini e che appartengono a due famiglie nemiche non è una cosa molto semplice. Se avrò la possibilità di vedere il ministro, io glielo dirò, sottolineerò quello che voi avete fatto e che sia e deve essere un esempio ancora una volta, perché noi siamo la parte che sostiene tutto lo stivale anche dal punto di vista così il tacco così, no? E quindi noi sosteniamo ed era giusto che il tacco desse la spinta, perché se uno fa la mattina questo esercizio mi hanno detto che spinge il sangue in su e la testa diventa un po' più brillante. Grazie a tutti.